Io vorrei vestirmi normale, no? Il normale non c'è. Magari una maglia, un paio di pantaloni, appunto, uno non ci vada. C'è modo e modo di non badarci, sì, perché con una maglia targata Tacchini, sei un Tacchini. È una mania, targhette, righe, taschini bordati, occhette, cervi, serpentelli, armadilli, coccodrillini. Normale non c'è. Magari per i pantaloni è più facile. Beh sì, di pantaloni c'è una gamma infinita, no? Il jeans, tutto sommato, era un po' troppo il jeans, Con i jeans uno si vede che ha il jeans. Come piacerebbero di quel tipo lì, però un po' meno, ecco. E poi la linea, il taglio, larghi di culo, stretti di culo, alti di vita, bassi di vita, larghi di coscia, corti di gamba, stretti, tutto schiacciato, stretti, a zampa. Io ne vorrei un tipo normale, che come cominciano, finiscono. Non li fanno. E scrivo questi spettacoli insieme a Sandro Luporini. Ci guardiamo attorno e cerchiamo di percepire quello che ci sembra più sensibile in un certo momento. Fortunatamente avviene che questa nostra osservazione sia condivisa dal pubblico che viene a vedere gli spettacoli. Devo dire che prima era anche un po' più facile perché gli stimoli erano maggiori e quindi gli spettacoli erano anche un po' più frequenti. Ora sono circa 3 anni che non esco con uno spettacolo di questo genere e quindi ogni volta c'è il dubbio che magari quello che a noi sembra importante agli altri non lo sembra, però poi alla fine si trova sempre un punto d'incontro. Certo che anche smettere di fare l'amore perché non si è trovato la mutanda giusta, non è previsto neanche dalla Chiesa Cattolica. Addirittura quest'anno la formula è un po' cambiata perché c'è una rivalutazione del fatto musicale, il recital è più recital, nel titolo c'è addirittura il mio nome, quindi diciamo che c'è una specie di dichiarazione di recital. Addirittura negli altri spettacoli c'era un titolo che presupponeva un tema fisso, qui il titolo non lo prevede. Per cui direi che anzi ultimamente in questo spettacolo la formula è un po' cambiata, però è chiaro che rimango io e il pubblico in una sorta di rapporto di spudoratezza confessionale quasi. Forse alcuni di voi se lo ricorderanno, ma qualche anno fa nell'università, nelle piazze, sì, c'era un po' di casino, ma si ritirava l'aria, voglio dire, si vedevano delle facce belle, vive, ecco, delle espressioni intelligenti, delle ragazze stupende. Quando ci si andava per quello. Non per le ragazze, per la storia, dico. Si sentiva in qualche modo che quelli erano i posti. Oggi mi domando, quali sono i posti giusti, Dove sono i fermenti culturali, i segnali del costume, le testimonianze del nostro tempo, Dove vanno le ragazze stupende? Uno dei temi che ci interessa di più e ci è sempre interessato è la contrapposizione fra la massa e individuo, questo era anche sotterraneamente il tema degli altri spettacoli. C'era sempre questa posizione faticosa di un individuo che stenta a riconoscersi, a viversi in prima persona. Questo era uno dei temi di sempre. Questa volta l'angolazione è leggermente diversa, ciò che la massificazione dello spettacolo Libertà Obbligatoria sembrava un timore, una paura, un avvertimento, ora qui dentro diventa più pressante, diventa più portante come tema. È chiaro che il tema naturalmente si sviluppa su diverse angolazioni, partendo però dall'affermazione che proprio terminologicamente la parola massa non ha senso ed è... non è non ha niente a che vedere con la quantità, è forse un'invenzione delle scienze sociali e quindi tutto ciò che viene fatto, e quasi tutto viene fatto ormai per le masse, praticamente viene fatto per un'entità inesistente, cioè per nessuno. Mamma mia, cosa non fa la gente per farsi notare? Però io non credo sia soltanto un fatto di esibizione, credo sia anche un bisogno più intimo, legittimo, il bisogno di sentirsi almeno in qualche cosa unici. È come se avessimo la sensazione di non avere più niente che ci distingua. La paura di essere tutti uguali, in tanti.
È il numero che ci spaventa, eh? Forse abbiamo creato ancora più confusione. Non è un fatto numerico. Si può essere milioni e milioni, anche simili, e non essere massa, rimanere persone. Io credo che questo sia possibile. Eh? Ci può essere invece una persona sola che è già massa. Non è il numero. È la testa. La massa fa massa.